Ciao a tutti, per sostituire un green screen innanzitutto andiamo nella parte di compositing e abilitiamo Use Nodes. Selezioniamo Render Layer e con il tasto X lo cancelliamo. Con Shift A cerchiamo un nuovo nodo, in questo caso io userò come sfondo un'immagine, quindi cerco il nodo Image, mentre per inserire un video cercate il nodo Movie Clip. Premete su Open per inserire il file. Facciamo la stessa cosa per il video. Io vi consiglio di usare una sequenza di immagini. Se non sapete come trasformare un video in una sequenza di immagini, seguite l'inizio di questo tutorial che vi lascio anche in descrizione. Adesso cerchiamo il nodo Viewer per visualizzare ciò che stiamo facendo. Quindi basterà collegare lo sfondo al nodo per visualizzarlo. Per rimpicciolire l'immagine basterà premere V. E per ingrandirla Alt V o Option V su Mac. Nel caso in cui abbiate un computer poco performante, vi basterà andare su Option e mettere la spunta Low su Edit. Un altro modo per modificare il viewer è cliccare sul nodo, dopodiché potete trascinare l'immagine dal centro oppure regolare la dimensione dagli angoli. A questo punto cercate il nodo Alpha Over per unire lo sfondo al nostro green screen. Collegate i due file e unite tutto al viewer. Abilitate la spunta Convert Pre-Mult. Mi raccomando, il green screen deve stare in primo piano mentre lo sfondo appunto come sfondo. Finalmente aggiungiamo il nodo Decaying che va messo tra il Movie Clip e l'Alpha Over. Premete accanto a Key Color e con il contagocce andate a selezionare un verde abbastanza neutro. Nel caso in cui dobbiate ridimensionare l'immagine in primo piano, basterà cercare un nodo di Transform, dal quale possiamo modificare sia la scala che la posizione. Di sicuro vi creerà questo bordo nero intorno al filmato, ma non preoccupatevi, lo toglieremo dopo aver pulito bene il green screen. Abbassate leggermente il dispill balance se notate che il soggetto è leggermente verde, quindi ha dei riflessi del green screen, ad esempio sul volto. Aumentate leggermente la tolleranza. Adesso, per riuscire a fare un lavoro migliore, uniamo il keying direttamente al viewer. Come potete notare c'è questo fastidioso rumore che andiamo a correggere aumentando il clip black in un valore di circa 0,1-0,2 insomma. Per lavorare meglio sul clip white vi consiglio di visualizzare solamente il canale alfa tramite questa spunta qui. Come vedete ci sono dei piccoli riflessi verdi anche all'interno del soggetto e li possiamo togliere diminuendo leggermente il clip white. Se notate ancora dei bordi fastidiosi, potete mettere un valore negativo nel Erode, anche se vi sconsiglio di esagerare. Se lo ritenete necessario, aggiungete anche una leggera sfumatura sui bordi. Riuniamo l'Alpha Over al Viewer e in questo caso io vado a sfocare leggermente lo sfondo per rendere più realistica l'immagine. Adesso, nel caso in cui aveste bisogno di scalare l'immagine, aveste questi bordi neri, vi basterà aggiungere un nodo di Color Ramp, unire il keying al fattore e collegare l'uscita al fattore dell'alpha over. Dopodiché spostate questa lineetta in modo che diventi tutto bianco. La sostituzione del green screen vero e proprio è finita, adesso vediamo come esportare. Andate nell'Output Properties, inserite la risoluzione, mettete il giusto numero di frame in base al vostro video e scegliete un framerate. Scegliete anche una cartella di destinazione e un formato per l'esportazione. Potete anche personalizzare il container e il codec. Infine, non vi scordate di unire il nodo Alpha Over al composite. Quindi basterà andare su Render e Render Animation. Ok, il tutorial è finito, a presto.